a tutti, amori miei, ben ritrovati come sempre alla mia cucinetta piccoletta, piccoletta, ma piena d'amore. Oggi andiamo a fare il pane in casa. Madonna. Madonna, che buono. Il pane fatto in casa è la cosa più buona che esista al mondo. Si riempie casa di questo odore che sembra stare dal fornaio, invece state a casa vostra, con prodotti che avete usato voi, sapete quello che ci avete messo dentro. È buonissimo, non costa niente. Già il pane di per sé comunque non ha un prezzo elevato, però farlo in casa è tutta un'altra cosa. Vi insegnerò il metodo più facile per tutti quanti e avrete un pane della Madonna per fare gli scarpettoni con tutte le ricette che vi ho dato fino ad ora. Andate lì su e le trovate tutte quante. Fate la scarpetta con questo pane della Madonna. Quando le ricette sono finite, andate in frigorifero, c'è il salame, via, boom, buttate dentro il salame. Quando si seccherà, non lo buttate, o lo fate completamente seccare e lo tritate per fare il pan grattato, o altrimenti lo mettete a bagno e potete fare un bel polpettone, utilizzarlo per metterlo in mezzo alla carne per fare delle polpette. Insomma, il pane non si butta mai, è peccato mortale. Andiamo a vedere come faccio il mio pane fatto in casa. Allora, eccoci qua, sono 300 grammi di farina Manitoba, ok? Quindi c'è chi usa metà e metà, io uso tutta farina Manitoba, 300 grammi, poi 6 grammi di sale, 10 grammi di lievito fresco, un cucchiaio di olio extravergine e 200 ml di acqua tiepidina e un pizzichino di zucchero. Allora, prima cosa da fare è sciogliere il lievito, lo sbriciolo mentre lo metto dentro, quindi sciogliere il lievito nell'acqua. Insieme al lievito andrò a mettere un po' di zucchero perché lo zucchero è come concime per il lievito, quindi lo attiva più rapidamente, non tantissimo, altrimenti faremo una marmellata. Giriamo e sciogliamo molto bene. Dopo aver sciolto il lievito con l'acqua e lo zucchero, lo andiamo a mettere in planetaria. Tutto quanto, mi raccomando, non lasciate residui. Adesso io ho chiuso la planetaria, la azionerò a velocità comunque a 2, non a velocità altissima, la metto a 2 e con un cucchiaio, eccolo qua, inizierò a mettere dentro mano a mano la farina. Mi raccomando, il sale mettetelo alla fine. Questa è una cosa basilare per molti, ma molti non la sanno, perché il sale va ad ammazzare completamente il lievito. Quindi alla fine, se volete che il vostro pane cresca bini bini, quando ho messo la metà della farina, vado a mettere l'olio, quindi, come ho detto, un cucchiaio all'incirca o due cucchiaini, decidete voi. Lo faccio assorbire per un po' e poi continuo a finire tutta la farina fino alla fine. Dal momento in cui si è presa tutta la farina e la sta mescolando bene nell'acqua, allora metterò il mio sale, ok? 5 grammi, 6 grammi, quello poi dipende da voi come piace, più o meno salato. Faccio girare così per almeno 10 minuti, deve impastare molto bene. Allora, mentre sta impastando e si sente, io vado a preparare un pentolino, così lo riempio a metà di acqua e lo metto al forno e accendo il forno a 200 gradi. Mi raccomando, perché metto l'acqua dentro prima di mettere il pane? Perché il vapore dell'acqua che si andrà a creare mi forma un ambiente molto umido ed è quell'ambiente che ricreano i forni moderni che hanno la sezione vapore. Noi a casa non abbiamo la sezione a vapore, mettiamo il pentolino con l'acqua che favorisce la crescita del pane. Quindi questo è un incentivo in più per avere un pane bello cresciuto. Però guardate, questa è una cosa che è successa a me, può succedere a chiunque. Praticamente, dopo aver messo tutta la farina, l'impasto mi risulta troppo bagnato, vedete? Mi si appiccica le mani, è troppo bagnato. Deve essere sì umido, ma così si attacca anche per terra alle pareti e non va bene. Quindi, da 300 grammi passo a 350 di farina. Quello dipende perché ci sono alcune farine che assorbono più acqua, alcune farine che aggrediscono di più l'acqua. Quindi, 300-350 grammi. Vedete quando l'impasto si staccherà bene dalle pareti,
allora è tempo di toglierlo. Per quanto riguarda chi impasta a mano, quando l'impasto farete così e non verrà su come sta avvenendo adesso, allora è il tempo di fermarsi con la farina. All'incirca per 200 ml di acqua sono 300-350 grammi di farina. Vi bagnate le mani nella farina, spolverate un po' il piano, staccate tutto l'impasto, lo mettete sul tavolo, prendiamo il gancio, non ci serve più. Quindi, dopo che ha girato 15 minuti e l'ho fatto girare tanto proprio per questo, proprio perché volevo che la farina prendesse tutta quanta l'acqua e la ritirasse fuori, è bellissimo. Guardate qui che bella pallina. Poi dopo un altro po' di farina, ovviamente si usa per rilavorare l'impasto. Ecco, io adesso ho formato la mia pallina, bella soffice soffice, perché non deve essere dura. Ecco qui. Poi per gli ingredienti, mi raccomando, andate sempre sul mio blog, ci sono scritti tutte le misure perfette e precise. La pallina qui pronta, adesso io la vado a coprire e la lascio riposare per un'ora e mezza, ok? Quindi la vado a mettere dentro alla campana della planetaria, un'ora e mezza e poi la rilavoriamo. Allora, vedete, come avete visto, io vi faccio vedere anche quando succedono degli imprevisti a me. Perché a me tante volte mi scrivono e dicono: ah, a me è successo questo, questo e questo. Capita a tutti, gli imprevisti capitano a tutti quanti. Capitano ai miei colleghi, agli chef più forti del mondo, quindi anche a me, e quindi capitano a tutti. E vi ho fatto vedere, se vi capita praticamente quello che è capitato a me, come risolvere la situazione. Ecco perché sto qui, ecco perché mi dilungo a parlare, perché spiego perfettamente ogni singolo problema. Prendere la nostra pallina bella lievitata e super soffice. Eccolo qua. Spettacolo. Guardate qua che sofficità. Guardate che sofficismo. Allora, spruzzata di farina. Adesso c'è poco da toccare, quindi non va aggredito l'impasto. Si allarga leggermente con le dita perché è sofficissimo. Facciamo un panetto, io faccio un panetto perché comunque siamo in due in casa, quindi a seconda di quello che volete voi, questo va bene per 2 o 3 giorni per un paio di persone. Quindi a seconda delle necessità raddoppiate le quantità degli ingredienti. Vado a chiudere, vedete? Vado a chiudere così, a rotolare, rotolare, rotolare. Ecco qua. Un bel panetto così. Quindi metto il pane dentro al contenitore dove io, dentro la teglia dove io andrò a cucinare il pane. Oliato, la base è tutta oliata, quindi se volete potete tagliare la superficie. Facciamo dei piccoli tagli così. Ecco qui. Lo lasciamo altri 45 minuti coperto sempre. Do anche una spruzzata di farina sopra. Ecco qua. 45 minuti e poi si inforna. Allora, un altro accortezzo, ci fa un caldo della Madonna, non so da voi, ma qua c'è dicembre 25 gradi, una cosa bellissima, c'è un sole che mi sta a infuocare. Infatti sembra pure un po' angelico se mi avvicino. Adesso, prima che scadano i 45 minuti di crescita, l'ultima lievitazione del pane di 45 minuti, accendiamo il forno con il pentolino dell'acqua che vi ho detto prima. Creiamo questo ambiente umido, pieno di vapore, umidifichiamo il pane sopra con un pennello, lo intingiamo dentro all'acqua e poi bagniamo il pane, lo rendiamo umido, bagnato, ok? Certo, non c'è di là dell'acqua sopra. Con il pennello bagnate leggermente tutto l'impasto, leggermente, leggermente, e poi si inforna, non si tocca più, non aprite più il forno fino alla fine. Ok, ci siamo. Adesso siamo arrivati veramente alla fine, guardate, è sofficissimo, non è che lo tocco, altrimenti si smonta tutto, quindi non toccate niente. Prendo un bicchierino di acqua, il pennello, e vado ad umidificare così, tampono piano piano, al forno a 200 gradi
fino a quando questo non diventa bello dorato e croccante. Ora ci siamo, eccolo qua. Perfetto. Guardate qua che bellezza. Questa è la doratura che io preferisco, chi lo vuole più scuro ovviamente lo fa più scuro. Adesso lo tolgo dalla teglia, così, perché sotto comunque mi rimarrà sempre un po' meno cotto di sopra e io lo voglio comunque di questo colore omogeneo anche sotto. Quindi lo metterò al forno, sotto sopra così, senza teglia, sulla griglia, per 15 minuti, poi spengo il forno, rigiro il pane. E lo lascio freddare così in forno, sulla griglia, con il forno spento. Quando il forno sarà freddo, il pane sarà pronto. Allora, per essere più chiari, forno 0. Apro qui, metto uno straccio in mezzo, richiudo, il pane rimane dentro, ma si raffredda insieme al forno. Così, mi raccomando, eh. Allora, eccolo qua, guardate che bellezza. Mamma mia, che bella, e poi che profumo. È un profumo assurdo. Adesso andiamo al taglio. Questo è il rumore che amo. Mamma mia, pane fumante, ma che volete di più? Pane fumante meraviglioso fatto in casa. Un odore. È veramente ancora molto molto caldo. Però a me sinceramente è proprio adesso che piace. Mamma mia. E cuccioli, qua io devo assaggiare un goccino d'olio sopra perché è a morte sua. Mamma mia. È così buono che non se ne può far meno. Alla fine è un quarto d'ora di lavorazione, poi è tutta lievitazione. Mi raccomando. Al forno a 200 gradi con il pentolino di acqua, quello è essenziale fino a che non diventa della doratura che voi preferite. Mi raccomando, andate sul mio blog, condividete, preparate tanto pane perché tra un po' si avvicinano anche le feste, ma il pane diciamo che è il prodotto che deve stare sempre in tavola e io non riesco a farne a meno, purtroppo. Un bacione a tutti e alla prossima ricetta. Ciao!